questo desiderio d'assoluto mi ha sempre spinto ad agire. Trova ora nell'inazione l'appagamento supremo, l'assoluto della solitudine. La solitude. Sei della setta malatetta delle strie. Hai visto il diavolo? Hai fatto uso di Elbe? Sei stata fidanzata con il diavolo. Hai baciato il culo del diavolo. Hai fatto uso di un guen. Ma come, quando e dove? Hai imparato! Hai mai offerto il tuo corpo prostrato come altare? Hai mai merito la New Day facendo a pezzi un rospo vestito? E io ucciso! Hai ucciso bambini! Che cosa ne hai fatto del corpo dei bambini? Segreta di voi stessa! Ma c'è proprio bisogno di strapazzarla così! Certo,
hai molto offeso tuo padre. Madre, voi! Avete molto offeso mio padre. E a voi rispondete stravagantemente. Avete dimenticato chi sono? No. Voi siete la regina, la moglie del fratello di vostro. E se ce non fosse, voi siete mia madre. Allora, porterò qualcuno che vi saprà parlare. Sedetevi e lasciate che io vi torni il cuore. Un santo senza ignoranza, un soldato senza violenza. Thank you.
sempre delle storielle morali ai più piccini, affinché essi crescano virtuosi. E perché dovrebbero crescere? Per diventare come voi adulti. Già. Che favola vuoi sentire? Non posso dirlo io, perché il mio edonismo infantile mi porterebbe a scelte facili ma diseducative. Allora sceglierò io. La strage degli innocenti. Ma questo ce l'hanno già raccontato al catechismo. Ah sì? Beh, verrangio! Le favole non cominciano così, bisogna dire. C'era una volta. C'era una volta. Sì? Un orso polare. E questo orso polare cosa faceva? Moriva di fame. Perché moriva di fame? Perché viveva tra i ghiacci dove non c'era niente da mettere sotto i denti. E perché non migrava? Perché gli orsi non migrano. Dio, come tardi. Non è che sia poi tanto tardi. Però non è neanche presto. Insomma, è ora. Buonasera.